Se la Samb con il Giulianova voleva dimenticare il mezzo passo falso di Agnone, al suo esordio alla Riviera delle Palme ci è riuscita nel migliore dei modi. La squadra di Mosconi contro l'11 di Ettore dilaga grazie a un Giordano Napolano che, alla prima da titolare, nella sua seconda vita sanbenedettese, torna ad essere l'uomo copertina di 2 anni fa. La cornice di pubblico è di quelle che fanno tornare alla mente i vecchi pasti delle due cugine che si affrontano in campo. Più di 3.000 tifosi che sospingono la squadra di casa dall'inizio alla fine della contesa. Nel primo tempo la Samb ci prova in più circostanze, spesso su palla inattiva con Napolano a fare da assist man, ma il muro giuliese resiste. Nel finale di frazione arriva un sussulto dalle parti di Falso. Di Paola viene atterrato da Calabuig, ma l'arbitro lascia giocare e manda tutti sotto gli spogliatoi per l'intervallo. Nella ripresa, fatta eccezione per le sostituzioni di rito, si può dire che non cambia nulla. La Samb continua a far gioco costringendo i giuliesi sempre a ridosso dei propri 16 metri. Il gol è soltanto una questione di minuti ed arriva al 12esimo. Botticini riceve largo sulla destra, mette in mezzo un traversone lungo su cui la difesa ospite dorme e Napolano non deve far altro che appoggiare in rete prima di esultare sotto la nord. Una volta sotto, il Giulianova cade definitivamente sotto i colpi di una Samb dalla superiorità disarmante. Il secondo gol è una magia del neoentrato D'Angelo che dal lato corto dell'area di rigore, dalla destra, invece di crossare azzarda una parabola da cineteca. Siamo al 29esimo. La Samb non si ferma e realizza il tris con Di Paola che capitalizza al meglio un errore difensivo di un Giulianova ormai in panne. Nel finale c'è anche tempo per la doppietta di Napolano. Il 10, su punizione, trova l'angolo basso alla destra di Falso e lo beffa con una perla. Si conclude una giornata fantastica che vale per la Samb la prima vittoria in campionato che, continuando ad esprimersi su questi livelli, non sarà altro che la prima di una lunga serie.